Ciao a tutti amici, benvenuti a questo unboxing della mia nuova bicicletta recumbent reclinata da camera, perché devo allenarmi per un certo program molto bello. Allora, partiamo subito con l'unboxing. Questa è la Schwinn 330. Era dai tempi di Ikea che non dovevo montare niente di impegnativo. E già vedendo qui sembra molto impegnativo. Allora, ci abbiamo. Ecco amici, questa è la nuova bici montata, ci ho messo un'ora quasi ieri sera, molto bella. Adesso stamattina si gioca un po' a Need for Speed, perché io posso andare solo in bici se gioco alla Play con dei programmi che ti intrattengono molto come Need for Speed. Allora, guardiamo le feature della bici. Allora, c'ha possibilità di mettere due persone, infatti ho messo io, ho messo Ciuschi. Poi avete tutti questi programmi che adesso stavo facendo Rolling Hills, voglio fare, però possiamo andare Riding the Park così. Poi qua c'è i cosi per sentire battito cardiaco, perché poi qua vi fa vedere il battito cardiaco quando sale. Quando sinceramente queste cose non le ho mai capite, però da quello che ho capito, quando il battito cardiaco è alto, bruci di brutto. Poi, delle feature molto belle, abbiamo il ventilatore, che lo utilizzerò subito. Ah, che bellezza. Ci abbiamo le casse, molto belle, perché potete mettere l'iPad sopra, vedervi un film in questo sistema qua, e poi attaccate questo dotazione, questo cavetto, mettete lì, mettete là, e potete anche fare questo giochino. Qua c'ha l'uscita USB per caricare e MP3 ready e basta. Ma io siccome giocherò alla Play. Poi abbiamo import, infatti questo era proprio il deal breaker. Ma il cap per la bevanda ce l'ha? Sì, ce l'ha qui. Ah, guarda che bello. E basta, questo è quanto. L'unica cosa, adesso non ho ancora provato niente, l'unica cosa è che c'ha le plastichine un po' cheap, del tipo schiacci qui, questa si stacca subito. Qui magari mettergli un po' di colla. Comunque questa costata, era in offerta 2,99. La famosissima Schwinn 230, la conosciamo tutti. Un grande compagno per noi atleti sportivi. Questo è quanto. Allora giochiamo un po'. Select goal. Time, distance, calories, time, mettiamo time, ci interessa. 30 minuti, ma che 30 minuti, noi vogliamo almeno un'ora. Per chi non ha niente da fare. No, stai, ok. Ok, poi qui.
4. Il ventilatore è bellissimo, la cosa più bella, perché io prima avevo questo ventilatore che me lo mettevo sull'arca. Adesso il cappellino, importantissimo. Pronto. L'unica cosa che non ero convinto di prendere questo modello perché c'è sta console troppo grossa e mi impediva la vista della Play, però in realtà è abbastanza giusto, va bene così. Allora, ok amici, dobbiamo andare perché la polizia mi sta già rompendo la mente. Io gioco sempre con la visione interna, con questo non riesco a controllare la macchina. Qua scusa, quando guidi te la Lambo non è che vedi la visione esterna dell'auto. Quindi adesso facciamo un evento, via. Anzi, prima andiamo a casa. E togliti, minchione. Sempre in mezzo tra le palle. Adesso quando ho finito qua vi faccio vedere le mie caro, quante ne ho già bruciate. Allora, l'iPhone dice che ho bruciato 35 calorie, ho il battito di 112. Vediamo il nostro amico qua cosa ci dice. Allora, qui ci dice che ho bruciato 3 calorie, questo ci dice 37, però questo non sta misurando il polso. Non so se per misurare il polso devo mettere tutte e due le mani, che adesso non posso. Aspetta.
il nostro amico Fritz. Ecco, sta misurando il battito. Ah, ma il battito. Il battito, aspetta, dov'è che dice? Lo dice da qualche parte, ma sinceramente non riesco a vedere, perché c'è anche un menu sotto. Ah, eccolo. Battito 105, 106. Vediamo l'Apple Watch, dice 101. 100, 105, però 101 quando l'ho misurato in quell'istante, magari un po' di secondi fa. Comunque, questo è quanto. Io torno a giocare a Need for Speed. Mancano ancora 50 minuti. Bisogna giocare almeno per altri 50 minuti. Allora, praticamente tutto, ciao a tutti.